la battuta di Deulofeu con la palla che tira sotto porta ed è subito vantaggio dopo un minuto e mezzo, avanti l'Udinese. Ancora Becao per la terza volta in carriera contro il Milan su 5 gol in Serie A team. Calabria che la gioca dentro col sinistro, gioca rapido il Milan vicino all'area di rigore, dentro con Brahim Diaz, la respinta e poi sotto porta, fermato Calabria. VAR, calcio di rigore per il Milan. Matteo Hernandez col sinistro spiazza Silvestri e il Milan la pareggia. Brahim Diaz vuole nascondere il pallone, intavolare un discorso a destra dove c'è Calabria, mette il cross per Rebic, comincia da titolare e si prende una bella soddisfazione dopo un'annata di sofferenza Ante Rebic. Pereira, arriva Becao, il cross di Pereira, colpo di testa, ha pareggiato l'Udinese con Adam Masina, torna in Italia 4 anni dopo, è 2-2 a San Siro. Attenzione all'apertura larga da Teo Hernandez che mette il primo cross della ripresa, dentro colpo di testa, deviazione, gol con Brahim Diaz, sotto porta puntuale, 3-2 Milan. Va Teo Hernandez col pallone alto rispetto allo specchio. Messias prova a insidiare Pereira, raddoppiato da Brahim Diaz che gliela porta via e la gioca dentro per Rebic, doppietta e 4-2 Milan sull'Udinese con Ante Rebic. Lancio a cercare Leao che controlla, prova a girarsi, Leao va sul sinistro, Leao percussione, Leao potentissimo sinistro verso la porta, fischia Marinelli, titoli di coda, il Milan riparte da dove si era interrotto vincendo 4-2 sull'Udinese.